Signor Presidente, signori ministri, signori delegati, prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato, e l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. Non corro io il rischio di apparire evidentemente ciò in un congresso di pace è estremamente antipatico parlare d'armi e di strumenti di guerra. Vi devo accennare tuttavia perché nelle preoccupazioni prese dal trattato contro un presumibile riaffacciarsi di un pericolo italiano si è andati tanto oltre da rendere precaria la nostra capacità difensiva connessa con la nostra indipendenza. Mai, mai nella nostra storia moderna le porte di casa furono così spalancate, mai le nostre possibilità di difesa così limitate. Ciò vale per la frontiera orientale, come per certe rettifiche dell'occidentale, rettifiche ispirate non certo ai criteri e alla fede nella sicurezza collettiva. Né questa volta ci si fa balenare la speranza di Versailles, cioè il proposito di un disarmo generale del quale il disarmo dei vinti, il carattere punitivo del trattato, risulta anche dalle clausole territoriali. E qui non posso negare che la soluzione del problema di Trieste implicava difficoltà oggettive che non era facile superare. Tuttavia anche questo problema è stato inficiato fin dall'inizio da una persistente psicologia di guerra, da un richiamo tenace ad un presunto diritto del primo occupante e dalla mancata tregua fra le due parti più direttamente interessate. Mi avete chiamato a Londra il 18 settembre 1945. Abbandonando la frontiera naturale delle Alpi e per soddisfare alle legittime aspirazioni etniche jugoslave, proposi allora la linea che Wilson aveva fatto propria quando il 23 aprile 1919, nella conferenza della pace a Parigi, invocava una decisione giusta ed equa, non già una decisione che eternasse la distinzione fra vincitori e vinti. Proponevamo allora, inoltre, che il problema economico della Venezia Giulia venisse risolto internazionalizzando il porto di Trieste e creando una collaborazione col porto di Fiume e col sistema ferroviario Danubio-Sava-Adriatico. Era naturalmente inteso che si dovesse introdurre parità e reciprocità nel trattato sociale, particolarmente acuto e violento in situazioni come quelle di un emporio commerciale e industriale. Come farà l'uno ad arbitrare e a evitare che le lotte politiche interne assumano carattere internazionale? Voi rinserrate nella fragile gabbia di uno statuto i due contendenti con scarse razioni e copiosi diritti politici e poi pretendete che non vengano le mani e non chiamino in aiuto gli slavi schierati tutto l'intorno a 8 chilometri di distanza o gli italiani che tendono il braccio attraverso un varco di 2 chilometri. Ovvero
pensate proprio di fare del porto di Trieste un emporio per l'Europa centrale? Ma allora il problema è economico, non politico. Ci vuole una compagnia, un'amministrazione internazionale, non uno Stato. Un'impresa con stabili basi finanziarie, non una combinazione giuridica collocata sulle sabbie mobili della politica.